Salve a tutti gli amici di Tech Different, ecco qua la videocamera JVC Everio tipo R, eccola qua una bella panoramica. Ora vi facciamo una bella panoramica di questa videocamera che è quad proof con una batteria di lunga durata. La vediamo in tutte le sue angolazioni. Dopodiché passeremo a descrivervi il menu che troviamo all'interno del display LCD colorato. Come possiamo vedere, l'ottica conica minolta HD Lens. Questo è il display LCD colorato, come possiamo vedere. Ah, vediamo ancora un'immagine di insieme, poi vediamo gli ingressi ora, posti nella parte posteriore, ed ora vediamo nella parte inferiore anche il filetto per metterla su un treppiede. Benissimo, eccoci qui con la visualizzazione del menu. Qui abbiamo il display principale dove abbiamo i tasti menu, rec, play e il tasto per scattare le fotografie. Poi abbiamo anche i vari settaggi che abbiamo impostato. Display LCD da 3 pollici, touch ovviamente. Andiamo subito a vedere le impostazioni, andiamo a vedere le informazioni che ci danno le informazioni sulla batteria residua e lo spazio residuo, nonché il tempo a noi a disposizione della scheda SD per registrare i nostri video. Poi le impostazioni di registrazione principali, come possiamo vedere, ne abbiamo moltissime: autoscatto, autocontrol, registrazione di intervalli, scusate, contatore di registrazione, modalità otturatore. Poi abbiamo anche l'effetto registrazione che ci permette di impostare queste tre tipologie di effetti: monocromo granuloso e in bianco e nero. Poi la qualità video, che si suddivide in XP, EP e UXP, che è quella maggiore, formato diciamo Blu-ray. Abbiamo lo zoom che, come vi ho detto anche nella recensione scritta, ha uno zoom ottico 40x nonché digitale fino a 200x. Vediamo intanto le altre impostazioni: K2 Technology, che permette una migliore qualità di registrazione anche ad LCD chiuso, e il blocco schermo. Proseguiamo con le impostazioni generiche, dove troviamo guida utente mobile, data e ora, stile visualizzazione data, la lingua, la luminosità del monitor, i suoni dell'operazione, lo spegnimento automatico, la modalità demo, la regolazione del touchscreen, la formattazione della scheda SD, impostazioni predefinite e le licenze open source. Poi abbiamo le impostazioni della connessione. Infatti possiamo connetterla su un TV esterno tramite cavo micro HDMI, oppure mini HDMI, oppure cavo RCA in dotazione. Qui l'uscita video 4 terzi 16 noni. Scorriamo ancora, abbiamo anche il controllo HDMI, che ovviamente va attivato se utilizziamo HDMI. HDMI è la risoluzione automatica o 576 pixel. Andiamo ora a vedere qui la modalità silenziosa, possiamo impostare anche questa. Bene, io direi che abbiamo finito per quanto riguarda questo menu LCD. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi rimando al prossimo video. Ciao!